quale mi piace? Brivido, sì, ma è stupenda. Facciamo? Sì, però non so ancora le parole. Ma quale, quelli? Sono un brivido. Finalmente, il regista preferito fin da sempre. Un fulano. Ti sento molto. Io no. Questa la tagliamo, io non la tagliamo. Sto parlando io, capito? Grazie. Mettimi una di quelle cose che toccando io, già lo so che sono stato. Grazie. Bravo. Dai, sono backstage. Aspetta, mi fai sei tu. Come sei carino, come gioco. Come fai? Sì, una giornata dalla mattina alla sera, quando mi sveglio, quando esco, gli amici, fino a quando torno a letto. Riprendo tutto e poi lo mandano in TV. Ho detto bene? A lui e mio padre. Buongiorno, piacere, Salvatore De Santis. Siamo tutti trovata bene con me? Assolutamente no. Vedi, la sincerità è sfogare certe tensioni con le persone più deboli. Sono le 8 meno 20, c'è una partita alle 9, lo sapete, no? Il contratto l'ho fatto. Sì, fatto il in base? In base alle partite, certo. Cioè... io giro solamente quando non si gioca, quando si gioca non giro. Forse c'è un movimentino questa sera, mi arriva una gnocca e faremo delle cosine. Se la partita è interessante, credo che guardano la partita. C'è un fascino fortissimo, particolare, per cui appena entrano in quella casa, che è un po' un'alcova, 80 film, 30 spettacoli in teatro, in televisione, qualcosa. C'è una luce giusta, com'è? Questo lavoro non ti fa crescere, no? Devi restare piccoli. Sì. Perché attraverso i piccoli, quando sei piccola puoi giocare, no? Gioca, questo è un grande gioco. C'è un attimo di malinconia, scusate. Penso che l'amicizia debba contare di più dell'amore. Voglio dire, l'amore ti capita, non decidi quando ti innamori. Un'amica è una che ti porti sempre dietro. Sai che c'è anche quando non c'è, ci sarà per sempre. L'amicizia è così. È l'amore che finisce. Giovanna e Alessia in parte. Perché? Io ho fatto la pista. Il mio carattere si avvicina un po' al suo. Lei è un po' sempre cazzona, sempre regista. Quale regista? Parli di Tambasco? Io vengo a cercare lavoro in questo locale, anche se a me non mi va, perché questo mi fa ballare con le tette di fuori, con i travestiti. Ma Cesare c'è! Però da Peppe non è. E Peppe è uno che ci prova. E su un cubo, ci hai mai ballato? Sì. Beh, già Salerno. Fammi vedere qualcosa, no? Cosa? Il culo. Che stronza. Padre, come muovi gli acconti, è in ginocchio come un imbecille. E io nel film, prima di tutto spero di fare una bella figura. No, faccio Peppe Iacono, proprietario di un locale. Proprietario di un locale che... sia pure a 42 anni, ancora non ha perso il vizio di correre dietro alle ragazzine. Parte voi, fermate! Lasciami, mi fai male. Ok, scusa. Possiamo parlare? No. Ma dopo quanto? Stai. E ahimè, si scontra con la realtà di queste ragazzine di oggi. Difficilissimo da acchiappare, ma proprio nel vero senso della parola. Ma vedrete nel film di Dominic Tambasco. Bellissimo, voglio conoscere non si il può. Nome Steadyman.
perché c'hanno pure lo sclero, sì. Lo sclero, sì. Secondo, sì. L'estetica? Yes. Me lo ricordo. Vogliamo fare delle foto per Vogue, io e Carlo insieme. Carlo, facciamo una foto insieme, ti prego. Non ti distrarre troppo, Carlo.